Salve a tutti amici, sono sempre io, Emiliano Babilonia. Abbiamo qui con noi una nuova amica di Roma che da molti anni subisce anche lei le manipolazioni in attacco con arma ad energia diretta e manipolazioni cerebrali e uditrice di voci. Questa ragazza da molto tempo che effettua denunce nei vari commissariati, nelle varie caserme, ma ancora non ha avuto nessun riscontro, come tutti noi che veniamo sottoposti a questi trattamenti disumani. Lascio la parola alla nostra amica. Allora, mi chiamo Cristina Cardani, sono di Roma, Italia, e subisco crimine di telepatia artificiale con stalking, gang stalking, più o meno dall'anno 2000, da quando più o meno me ne sono resa conto, mentre invece la telepatia artificiale da maggio 2003, quindi da circa 13 anni. Io cioè ho fatto varie denunce, nel senso appena questa voce attraverso la telepatia artificiale si è resa udibile e individuabile, ho subito, però chiaramente subito ho sentito che erano voci artificiali e ho fatto subito una denuncia, quindi un report di ben 77 pagine, scrivendo tutto ciò che il criminale in quel periodo mi trasmetteva con questo crimine tecnologico. E ho inviato in cartaceo tale denuncia, un report a circa una quindicina di organizzazioni internazionali e corti di giustizia europee, da che poi mi rispose la Corte di Giustizia europea, dove ho fatto appunto la prima denuncia. E la prima denuncia in assoluto la feci a Londra, in Inghilterra, perché da gennaio a marzo 2003 mi trovavo a Londra per studiare danza contemporanea, e che era niente, mia inclinazione, mia passione. E quindi già quando me ne resi conto, telefonai alla polizia inglese per denunciare tali crimini e addirittura a Buckingham Palace perché volevo denunciarlo anche all'istituzione monarchica inglese. A Londra erano molto imperniati sul gang stalking perché, ad esempio, cioè, io scrivevo i miei quaderni e quindi tutto della mia vita veniva violato, quindi conseguente violazione del mio diritto alla privacy, diritto alla libertà e vari diritti che sono diritti inviolabili della persona e tutelati da leggi in vigore a partire dalla Costituzione italiana. E quindi a Londra c'erano fortemente gang stalking perché proprio ero molestata per strada, nel senso che mi inseguivano e quindi ero terrorizzata e nell'ultimo periodo, dopo che avevo lasciato la casa che avevo affittato, la stanza che avevo affittato in una casa, vivevo nell'ultima settimana cambiando ogni sera l'ostello credendo di poter essere meno individuabile come vittima, ma non cambiava nulla. L'unica cosa è che magari controllavo, terrorizzata com'ero, se dentro la stanza dell'ostello ci fossero micro webcamere o cimici legali, insomma. E poi dormivo mettendo i mobili davanti alla porta perché ero totalmente terrorizzata da questi crimini che subivo. E poi sono rientrata a Roma perché credevo, cioè speravo che la cosa fosse limitata al territorio inglese, seppur erano iniziati già prima, quindi in territorio italiano, nella mia città Roma. E niente, a quel punto avevo mandato questo report alle varie corti per iniziare a denunciare tali crimini e tali torture che avvengono appunto per via tecnologica. Poi ho iniziato a. Cioè, questi crimini mi hanno provocato attacchi di panico gravissimi che si sono via via trasformati in disturbo d'attacchi di panico, quindi proprio vera malattia. E avevo attacchi di panico gravissimi che mi duravano da un'ora a un'ora e mezza. Avevo convulsioni e tremori di gambe e quando mi sono accaduti attacchi di panico invece fuori casa, proprio mi si immobilizzavano le gambe, cioè non riuscivo proprio più a camminare. Cose che questi purtroppo crimini tecnologici riescono a creare sul sistema nervoso, seppur io per svariato tempo credevo che fossero una mia reazione naturale di sfogo per non arrivare, ecco, a limiti più definitivi come, non so, al suicidio, visto che il criminale spesso mi ha istigato al suicidio o mi ha minacciato di morte, soprattutto quando uscivo di casa per andare a fare la denuncia e quindi visto che la vita della vittima, compreso me, vengono totalmente monitorate.
state violate nella privacy, quindi sapeva che andavo a fare la denuncia e mi ha minacciato di morte, cioè se uscivo da casa mi avrebbe ammazzato tramite questa via tecnologica di questa voce per telepatia artificiale. E dopodiché appunto avevo fatto la mia denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che anzi erano stati loro stessi a rispondermi invitandomi a fare la denuncia presso di loro. Così feci, però poi dopo 4 mesi mi risposero che dovevo esperire i mezzi di giustizia interni nazionali. E quindi da prima avevo iniziato a fare cioè ero andata a informarmi alla polizia, dove invece mi avevano detto che potevo esporre denuncia per querela, ma dovevo menzionare necessariamente una persona che potevo sospettare potesse essere il criminale, cosa che invece non è vera dal punto di vista legale. E quindi tutte cose che poi ho attribuito al gang stalking, perché comunque sia non è vero, e quindi un cercare di limitarmi nel fare la denuncia o vietarmi attraverso questa tortura psicologica di fare la denuncia. Però poi ho fatto la denuncia ai carabinieri, e una prima denuncia e poi una seconda denuncia sempre ai carabinieri. All'inizio, nel maggio 2003, quando è iniziato il crimine di telepatia artificiale, il criminale mi trasmetteva che era un membro dell'università di Yale, americana, e che io ero cavia di una sperimentazione sui neuroni del mio cervello, a cui io ovviamente reagii subito proprio in quel momento, cioè proprio direttamente contro il criminale, ovvero che cioè non esiste una cosa del genere, perché si tratta di crimini oltretutto già penalizzati a Hitler con Norimberga e tuttora sono crimini, perché non è mai esistito ovviamente il mio consenso come quello delle altre vittime. Dopodiché nei vari anni di questa telepatia artificiale e tortura tecnologica il criminale ha trasmesso dalle più svariate cose, addirittura follie come che il suo crimine su di me era la tecnica Alexander, ovvero c'è esattamente il contrario, per rilassare. Ho subito attacchi di narcolessia, e tant'è vero che dopo la fase acuta dei miei attacchi di panico quasi ogni giorno avevo colpi di sonno, per cui poi ho dovuto abbandonare anche, a parte i lavori che ho perso pur lavorando in quel periodo all'Università di Tor Vergata per 4 anni, in un gruppo, cioè come segretaria, ma comunque in un gruppo di ricerca attinente a queste cose, perché era di intelligenza artificiale, e da cui io all'inizio avevo anche pensato che potessero avermi strumentalizzato come vittima per carpire illegalmente le notizie dei loro ricerche, quindi visto che io come segretaria avevo il compito di vedere, di anche correggere gli abstract e quindi i risultati delle loro ricerche in merito. E dopodiché niente, c'è stato il periodo diciamo più acuto, in cui era una vera, una totale tortura psicologica, condizionamento psicologico, plagio, perché ovviamente il criminale trasmetteva sia quando io ero in stato di veglia, quindi con la mia coscienza attiva, e quindi in un certo senso nella tragedia di questi crimini leggermente più autotutelata, perché riuscivo bene a individuare l'artificialità della voce, quindi che proveniva da crimini, mentre invece durante il sonno questo, e quindi il condizionamento psicologico è totale. A volte sono stata oltre al suicidio, cioè mentre avevo attacchi di panico il criminale trasmetteva che le parole morte in diretta, sei come un cane, perché avevo convulsioni e crisi respiratorie e tachicardia, istigandomi poi anche appunto varie volte al suicidio. E invece mi ha istigato poi stimolarmi, non l'aggressività ma una violenza che però per fortuna non ho contro altri, perché spesso trasmettere parole delatrice, rovina carriere, rovina famiglie, che sono tutte purtroppo cose che tendono a distruggere in realtà la mia vita, e quindi a creare emarginazione alla vittima rispetto poi a un contesto sociale, cosa che è avvenuta, perché comunque sia per questa tortura tecnologica non ho più potuto lavorare, e mi hanno dato l'invalidità civile per disturbo e attacchi panico, dopo però addirittura essere stata chiusa in TSO per 15 giorni
e io ero una persona molto tranquilla che non ha avuto nessun tipo di problemi prima, ho preso laurea in scienze politiche, il massimo dei voti in 4 anni, quindi ecco, all'improvviso mi hanno chiuso in TSO perché hanno trovato che scrivevo questa denuncia, cioè un vero mio padre ha preso un foglio di questa denuncia che scriveva alle corti europee che ho menzionato prima. E quindi mi ha chiuso, cioè ha chiamato l'intervento del TSO. E quindi il medico che mi ha inquisito praticamente aveva un foglio di questa mia denuncia in cui spiegavo che appunto il criminale aveva trasmesso che ero vittima della sperimentazione illegale, che è illegale, però il criminale trasmetteva che ero vittima cioè cavia della sperimentazione sui neuroni nel mio cervello. E dopo il TSO, in cui comunque sia mi sono sempre rifiutata di prendere terapia farmacologica perché comunque incide sul sistema nervoso e quindi un rallentamento della trasmissione neuronale e quindi un ottundimento che non mi permetteva di tenere ben distinte quali erano le voci che trasmetteva, le parole che trasmetteva il criminale da quelli che erano i miei pensieri. E dopo sono andata all'estero, in Irlanda, sperando che in qualche modo lì, oltre per una mia passione, però che lì anche potessero essere più attenuati tali crimini. Niente, dopo queste denunce, che non hanno mai sortito alcun effetto, l'unico cambiamento che c'è stato è che prima, come dire, il criminale mi torturava, cioè nel senso ogni giorno trasmetteva all'inizio da maggio 2003 fino a più o meno all'anno 2007-2008 in maniera continua, anche in stato di quando io ero in stato di veglia, e parole in maniera continua. L'unica cosa che pochissime volte cambiava era l'intensità delle onde di frequenza, però sempre con un'unica voce. Solo all'inizio era come se registrasse la mia voce e me la rimandava attraverso questo crimine di telepatia artificiale, ma è stato in maniera occasionale. Se no, nei 13 anni che subisco crimine di telepatia artificiale è sempre stata un'unica voce maschile. Ed è cambiato solo che adesso è diminuita la frequenza, cioè il numero di volte che trasmette le parole e la quantità anche di parole insieme trasmesse, e che nel compendio del lasso di tempo di 13 anni sono sempre state anche diffamazione, cioè crimine reato di diffamazione e falsificazione della mia vita, addirittura attribuzione falsa di identità perché ha trasmesso anche nomi di personaggi noti come se io potessi essere quella persona. Però appunto il problema era che con il crimine collegato di gang stalking e poi la massa di gente che ha partecipato a questo crimine faceva finta, venendo a contatto con me, che io potessi essere quelle persone, sapendo in realtà benissimo che non era così, perché appunto, cioè, io sono Cristina Cardani e non posso essere un'altra persona. Poi io fino a, diciamo, all'inizio di questo agosto del 2015, e non so se bene o male, ho comunque creduto di essere l'unica vittima di questa tortura tecnologica e sperimentazione illegale sul mio cervello, perché comunque non ho web a casa perché ho pensato di limitare in certo senso, quindi ho tolto mass media, web, tutto da casa mia, pensando di poter limitare l'interferenza di questi segnali che sono della telepatia artificiale con quelli che sono invece segnali normali. E invece poi purtroppo cercando di stalking per cercare di informarmi appunto su quello che subivo in maniera un pochino più specifica, oltre poi alle denunce che ho fatto e appunto ai vari diritti e leggi in vigore che conoscevo anche per una laurea presa e soprattutto perché vittima e l'ho dovuto appunto poi trovare le specifiche per fare le denunce. E ho scoperto invece che appunto è tipo un genocidio, addirittura leggendo di una coalizione europea contro questo, cioè il covert harassment, quindi tutti questi crimini coperti, cioè con connivenza di istituzioni, per cui ecco, anche questo fa perdurare in maniera o allargare su altre vittime questi crimini, trasformandosi appunto in un vero e proprio genocidio, che è qualcosa di molto più grave rispetto a che potessi essere, seppur isolata, l'unica vittima che credevo di essere. Cioè, apprendere appunto che invece è una cosa generalizzata, internazionale, cioè che accade a persone quindi vittime di tutto il mondo, mi ha, come dire, destabilizzato ulteriormente, oltre già quello che ho tutto subito di danni morali e materiali.
nel corso di questi lunghissimi anni che sono vittima di questi crimini tecnologici, di tortura e telepatia artificiale. Amici, prendete esempio da Cristina, che ha avuto il coraggio di testimoniare. Un saluto a tutti.